The power of Alleluia, primo Giovanni, l'epistola, primo Giovanni, giriamo al capitolo 1, alleluia, Ci dal versetto 1, ci siamo? Primo Giovanni, l'epistola di Giovanni, al capitolo 1. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato, e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita e la vita è stata manifestata a noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il padre e che è stata manifestata a noi quello che abbiamo visto e udito noi ve lo annunziamo affinché anche voi abbiate comunione con noi e la nostra comunione è col padre e col suo figlio Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa. Or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Mi fermo qui. Eh, prima di andare oltre eh, e credo che sia nel cuore di Dio che il suo popolo viva senza il peso della condanna. Molti figlioli di Dio sono appesantiti dal senso di condanna a motivo di errori. Ultimamente sento nel proprio cuore che il popolo di Dio ha assolutamente bisogno di non continuare a portare il peso dei propri errori. Gesù Cristo ci ha pensato e ha risolto il problema una volta e per sempre, duemila anni fa, sul Calvario. Il dilemma cristiano è semplicemente questo. Il dilemma del cristianesimo, direi, è semplicemente questo. Diventa anche un dilemma per i predicatori, diventa un dilemma per gli insegnanti. Come si può predicare la grazia di Dio? Come si può annunziare il Vangelo della grazia e la potenza che la grazia stessa offre al popolo di Dio? e allo stesso tempo dire a tutti di camminare in maniera degna della propria vocazione. E Difficile a volte credere che Dio sia stato così espansivo nella, nella sua grazia o con la sua grazia, proprio da espandere la sua grazia in ogni area della nostra vita e a volte sono aree della nostra vita che non meritano la grazia di Dio, non meritano il favore di Dio e per questo si chiama grazia, favore non meritato. Questa è la grazia di Dio. Il sistema religioso e il legalismo continua a combattere contro la libertà cristiana e il dilemma diventa ancora più, più difficile, più intensa perché noi diciamo al, signor, diciamo al popolo di Dio che il popolo è stato completamente sciolto e allo stesso tempo si continua a predicare dai nostri pulpiti. Questo si fa e l'altro non si fa, questo si può dire e l'altro non si può dire. Io io vi dico che continuo a dire come ho detto giovedì sera il Signore l'errore proprio sin dall'inizio è stato che Satana ha, intro ha, ha invitato Adamo ed Eva a mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male mentre il Signore ci invita a mangiare dall'albero della vita che sono in mezzo al giardino sono in mezzo alla volontà di Dio proprio al centro al di tutto ciò che è Dio, il cristianesimo è qualcosa da difficile per i savi e gli intelligenti a, a, a ricevere. Ma il Signore ha fatto questa cosa in maniera straordinaria, adempiendo il suo proposito perché sin dalla fondazione del mondo Gesù è stato sacrificato. Dio stesso sapeva che ci si sarebbe, uh, era, ne era necessario scusate, un sacrificio per redimere l'umanità perché aveva creato l'uomo a sua immagine e somiglianza con la libera scelta, la libera volizione cioè la libertà di scegliere a modo suo. Senza dubbio l'uomo ha scelto a modo suo e anche contrario al modo di Dio. Dio aveva detto, ritornando in Genesi capitolo 3 che abbiamo trattato giovedì sera, Dio aveva detto di tutti gli alberi potete mangiare, ma non toccate, non mangiate di un albero soltanto quell'albero della conoscenza del bene e del male. Ultimamente seguendo un uomo di Dio, nella, nella sua, una sua eh, illuminazione della parola di Dio, dove ha detto che quando l'uomo, cioè Adamo ed Eva, hanno mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, e ha detto, Signore: Ma noi, Eva ovviamente, che è stata per prima a prendere dall'albero, vole, dice, voleva prendere un frutto da un, da un albero di cui Dio aveva detto non toccarne. Dice, però, Signore, dice, ha preso soltanto qualcosa che lei riteneva essere buono. Il capitolo 3 infatti dice, vide che l'albero era buono, che il frutto era piacevole e poteva rendere, darle saggezza. E il Signore le disse non toccare di quell'albero. E toccando di quell'albero, contrariamente a come Dio gli aveva ordinato, Entra, nel, entra la ribellione e il peccato prende radice nel cuore dell'uomo attraverso la disobbedienza. Il primo Adamo è fallito, il primo Adamo è, ha disubbidito. Il primo Adamo aprì la porta al peccato, ma il secondo Adamo diciamo insieme: Ma il secondo Adamo? Chi è il secondo Adamo? Gesù Cristo è il secondo Adamo. È venuto per dire e dire Signore io faccio, sono venuto per fare la tua volontà. Fare la volontà di Dio come abbiamo spiegato l'altra sera, la volontà di Dio per Gesù era quella di portare a compimento o a, alla fine e dire compiuto a qualcosa che era stato stabilito nell'Antico Testamento e per poi dare nuovo inizio che molti denominazionalisti chiamano la dispensazione, c'è la dispensazione della legge, adesso c'è la dispensazione della grazia e diciamo che noi viviamo nella dispensazione della grazia, ma io vi dico che noi viviamo nella dispensazione della vita di Dio e che è una vita eterna, la grazia di Dio non finisce il giorno in cui ritornerà a Cristo, ma continuerà nei secoli dei secoli, fino. Ah. E qui Giovanni, in primo Giovanni, ritorniamo, dice io vi parlo non di cose astratte, non di cose che dicono questi, questi falsi dottori, perché io stesso ho avuto comunione con lui. Io ho avuto comunione con Cristo. Io ho guardato nei suoi occhi, ho visto la passione nei suoi occhi quando guardava un peccatore. Il suo cuore andava dietro, il rincorreva, inseguiva il peccatore per poterlo raggiungere e per dirgli "Io ho una soluzione per la tua vita". Forse oggi abbiamo noi sezionato, separato Abbiamo diviso, abbiamo detto, anche nella Chiesa stessa, e lo facciamo inconsapevolmente, come se guardare i frutti di una persona. Determinasse se Dio veramente aveva mandato il suo figliolo per quella persona. Forse la, la, il comportamento, le azioni di persone anche tra di noi e nel popolo di Dio, ovunque. Forse anche tra i cristiani, ci sono coloro che puntano il dito e dicono: chissà se si merita. E forse qualcuno dice, dice in se stesso: anche forse davanti a Dio sentendosi autogiustificato, dice. Signore io ti ringrazio che non sono come con lui o con lei. E qui c'è il dito di giudizio, il dito del giudizio che va puntato verso coloro che amano se stessi, amano leggi, amano norme, amano principi umani. Amano sapienza umana, amano dottrine costituite dagli uomini, più di quanto si possa amare il Cristo e la libertà che si può avere in lui. La difficoltà del cristianesimo è semplicemente questa, è quella di amare se stessi al di sopra di quanto si può, amare le cose che ama Dio e volere le cose che vuole Dio. E forse abbiamo fatto queste scelte, abbiamo detto di noi stessi, io ho guardato, mi sono esaminato nella parola di Dio, io sto, sto facendo questo e sto facendo quest'altro e io sono giusto in questo e sono, sono giusto in quest'altro. Luca 18. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Luca 18, 18. Questa non è una parabola che stiamo per leggere. Questo è un dato di fatto, la storia che mentre Gesù saliva verso Gerusalemme gli venne incontro quest'uomo. Dice uno dei capi lo interrogò dicendo, maestro buono, che devo fare? Nota queste parole, maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? È come se lui disse, diceva a se stesso, tu sei maestro buono perché io ti riconosco come buono. Oppure con labbra di adulazione cercava di mettersi accanto a Gesù per dire io sono tanto giusto quanto lei solo sei tu. È come per dire a Gesù tu sei buono, ma lo sono sono buono anch'io. Tu hai fatto del bene, ma il bene lo faccio anch'io. Tu sei ubbidiente alla voce del Padre e io sono anch'io anch sono ubbidiente alla voce di Dio e lo chiama maestro buono. E continuando dice Cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È come se volesse mettere Gesù in qualche tranello, o lo volesse in qualche modo uh, uh, fargli capire che lui era giusto e di se stesso. 19 dice: e Gesù gli disse, Perché mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. E Gesù continua, Tu conosci i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ecco lui disse, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Udito ciò, Gesù gli disse, ti manca ancora una cosa, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. E avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli udite queste cose. Si rattristò grandemente perché era molto ricco. Allora Gesù, visto che si era molto rattristato, disse, quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Perché è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E quelli che l'udivano dissero chi dunque può essere salvato, ma egli disse le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Non siamo qui per trattare la ricchezza e le ricchezze del, che gli uomini, gli uomini possono accumulare per se stessi. Non siamo qui per considerare quanto sia difficile ottenere la salvezza. Perché infatti dalla scrittura noi vediamo che la grazia di Dio e la salvezza sono gratuiti, sono dati gratuitamente. Il prezzo pagato per noi tutti è stato compiuto sul Calvario, sul duro regno di croce, è stato compiuto dal nostro Signore in, in, in uh, uh, Romani capitolo 5 versetto 8 dice mentre ancora noi eravamo peccatori Cristo è venuto per morire e per darci vita in Giovanni 10 10 dice il Satana è venuto per distruggere per uccidere per rubare ma io sono venuto per darvi cosa? vita e vita in abbondanza in primo Giovanni leggiamo dice egli è la parola di vita Gesù ripete anche a noi stasera, concentratevi e incentrate la vostra passione sulla vita di Dio che è Cristo Gesù in persona e non continuate a regurgitare regole e problemi che poi vengono creati da leggi costituite dagli uomini perché tu sai che da dieci ne possono fare migliaia. E qui la vostra, qui Gesù, scusate, Gesù guarda quest'uomo e gli, la prima cosa che gli presenta è la legge. E gli dice, tu conosci la legge che dice non rubare, non commettere adulterio, non, non, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre, tua madre e così via. Gli detto, e lui dice, quasi come un vanto, sì, ma l'ho fatto non da ora, ma sin dalla mia fanciullezza. Gesù gli diceva che gli disse qualcosa, gli disse ma ti manca ancora qualcosa? Perché non vai e ti sciogli dalla conoscenza del bene e del male e vieni a mangiare dall'albero della vita? Perché non smetti di seguire i tuoi sogni? Perché non smetti di implementare ogni giorno la tua giustizia come se fosse la tua giustizia a salvarti? Perché continui su questa scia? Perché non, perché non comprendi, non riesci a capire che la vita eterna ti è data gratuitamente? Le ricchezze che ti sei accumulato saranno la tua distruzione. E molti nel corpo di Cristo si sentono arricchiti dalla conoscenza, si sentono arricchiti anche dalla parola stessa, si sentono arricchiti dalla certa sapienza che hanno ricevuto, oppure del, modo, del loro modo di fare o di, di, di esprimere la propria fede. Si sentono arricchiti da questo, ma il Signore Gesù dice vendilo! Vendi tutto quello che sai, vendi tutto quello che hai e vieni e segui me perché io sono l'albero della vita, non andare in giro a dare l'albero della conoscenza del bene e del male, non andare in giro a dare questi tipi di frutta, ma dai il frutto che proviene dall'albero della vita, io sono la via, la verità. Alleluia. Egli è la vita. E Giovanni dice, io ho la vita, io vi parlo della parola della vita, io vi dico e vi indico la strada, quindi io sono credibile in quello che dico, perché ho toccato con mano, ho visto con gli occhi e ho toccato con mano. Ero presente, e quando Gesù cammina, entra per quelle porte già chiuse, entra a incontrare gli undici discepoli, la prima cosa che, che viene, che gli spunta davanti è Tommaso. Cosa gli disse a Tommaso? Vedi, tocca, e credo che non sia stato solo Tommaso, forse anche Giovanni ha detto, signore. Se fai toccare, uh, fai toccare il tuo costato, lo fai toccare a Tommaso, lo fai toccare pure a me. Chissà, forse un giorno dovrò scrivere una lettera che abbia un proposito particolare, e forse anch'io dovrò dire a qualcuno che io ho toccato con le mie mani: non soltanto ho visto con i miei occhi, ma ho toccato con le mie mani e c'è stato un cambiamento radicale nella mia vita. E da quel momento in poi, chi, chi è questo Giovanni che abbandona la legge e tutto ad un tratto si ritrova? con la parola della vita si trova con la vita stessa fratelli e sorelle che, che vita avete è la vita che avete scoperto dal conoscere il bene e il male o è la vita di Dio in Gesù Cristo e quando si ha difficoltà a capire pure che il Signore ci ha perdonati i peccati e pensiamo che è un dovere Ritornare al Signore costantemente e continuamente chiedere perdono, chiedere perdono al Signore, chiedere perdono, chied perdonaci. E quante volte sono stati in comunità. Per tutto, per tutto il mondo, in particolar modo qui in Italia vi devo dire sinceramente, dove prima di ogni cosa si deve chiedere a Dio perdono. Io vi dico fratelli che il Signore ci ha perdonati duemila anni fa, non deve perdonarci più, abbiamo solo bisogno di confessare il nostro peccato, ma il pagamento è stato fatto, non ci sarà un altro pagamento mai più. come i miei figli, ho tre figli, è come dire qualcuno mi disubbidisce, in questo momento non sei mio figlio, forse uno di voi l'avrà detto ai propri figli, ma io vi dico che chi fa il bene e chi fa il male, il nome che andavo non glielo toglie nessuno. Questa è parola di Dio, questo è un patto eterno, il Signore ha fatto un patto con tutti noi, e non è, non è basato su quello che tu vuoi provvedere a questo patto, o che puoi portare al tavolino. Non è quello che tu puoi presentare. Il Signore stesso è stato scritto in ebrei, e vedendo che non c'era nessuno per cui giurare, giurò per se stesso, rendendo questo patto migliore, un patto immutabile. Chi vuole stabilire un patto immutabile se non l'immutabile Dio? Chi vuol dire eh, a tutta, tutta la sua creazione: Io ho provveduto già il perdono dei peccati, è già stato pagato. Quanti di noi crediamo che il Signore ha già pagato per noi? Non vivere più sotto la condanna. Alleluia, leggiamo. Velocemente, Romani capitolo 7, Alleluia, Alleluia. Io credo che il cuore di Dio sia addolorato per il suo popolo, dice il Signore: Che il mio popolo perisce per mancanza di intendimento, si svia anche per mancanza di intendimento. Ritorna all'albero della conoscenza del bene e del male per mancanza di intendimento. Ma noi dobbiamo, facciamo una decisione fratelli, di non ritornare più a voler sapere. Chi e se tu continui a guardare l'albero della conoscenza del bene e del male la tua configurazione nel tuo essere sarà composto di bene e di male ma io vi dico che in Gesù Cristo c'è solo il bene e non c'è il male c'è la vita di Dio c'è la guarigione c'è la liberazione c'è la provvidenza in Lui c'è la sapienza in Lui c'è ogni cosa ma che cosa vuoi di più? perché vai in giro a cercarla altrove? Alleluia, Romani capitolo 7. Alleluia. Leggiamo dal versetto 4. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro che è risuscitato dai morti affinché portiamo frutto a Dio. Infatti... Mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano nelle nostre membra portando frutto per la morte. Alleluia, ma ora noi siamo stati sciolti, diciamo insieme io sono stato sciolto dalla legge, essendo morto a ciò che, ci, che mi teneva soggetto affinché possa servire in novità di vita e non nel vecchio sistema della lettera. Che diremo dunque? Che l'Antico Testamento, che la legge è peccato? Così non sia. E non stiamo dicendo che la legge è peccato. Brevemente, in prima, mantenete, tenete il dito là, io leggo in Prima Corinzi capitolo 15, al versetto 56, dice così: Ora il dardo della morte è il peccato. E la forza del peccato è la legge. Ora il dardo o la freccetta della morte è il peccato. La morte, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Dice il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. C'è la forza del peccato, perché il peccato domina? Perché il, il, il peccato è forte dentro di noi? Perché è così radicato? Perché non abbiamo la, la forza a volte di, di, di sopraffare il peccato? Ma io vi dico che con Cristo, dice, noi siamo stati mor siamo, siamo morti al peccato, dice la scrittura. Come mai siamo vivi a volte al peccato? È perché non mangiamo dall'albero della vita, ma continuiamo a mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male. E ogni qualvolta che andiamo a mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male si fortifica la coscienza del peccato dentro di noi e diventa ancora più forte, più forte, più forte. E poi condanna, 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 sopra condanna. E ci sentiamo sempre male per quello che abbiamo fatto. Ma io vi dico che in una relazione libera con il Signore si arriva al punto di dire Signore io sono tuo e io vi dico che più guardiamo il Signore. Sapete perché molti hanno difficoltà anche durante la loro adorazione. Perché c'è qualcosa dentro di sé che non gli permette di essere libero. Non che Dio non ti abbia perdonato, ma quando non confessi il peccato. Tu te stesso ti senti ostacolato, ostacolata nel tuo rapporto personale con il Signore. Tu stesso, tu stessa, poni i tuoi limiti. Non è il Signore! E vi dico che è nemmeno Satana forse lo fa in maniera indiretta: convincendoci di cose che non sono, convincendoci che il Signore ci deve prima giudicare per qualcosa. Ho detto giovedì sera dobbiamo cambiare anche il nostro modo di parlare, perché il nostro modo di parlare ci ha legati. Vida e morte sono nel potere della lingua e coloro che l'amano ne mangeranno i frutti. Diciamo cose che sono attinenti all'albero della vita e non all'albero della conoscenza del bene e del male. Hai qualcosa di buono da dire, dilla? Sono stato muto. Facciamo silenzio, se non edifica il mio fratello, fai silenzio, se non edifica la mia sorella, facciamo silenzio. Se non hai qualcosa per risollevare il tuo vicino, un tuo parente, non dire nulla, perché sarai responsabile anche davanti a Dio su questo. Non ti sarà tolta la salvezza. Perché il Signore non la toglie, tu la devi rigettare. È un patto immutabile, anche quando noi siamo infedeli. Egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Alleluia Signore aiutami. Dici che diremo dunque che la legge è peccato? Così non sia. Anzi io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Il peccato invece colta l'occasione. Oh, il peccato dice, oh, c'è la legge adesso, adesso possiamo muoverci nella vita dei tanti. A motivo della legge va ad influire sulla carne dei cristiani e li lavora fino a... Ad agire, dice il peccato invece, colta l'occasione per mezzo di questo comandamento, ha prodotto in me non una concupiscenza, ma quanto ogni concupiscenza, ogni sorta, ogni tipo di concupiscenza, fino a quando non diceva non concupire, io era a posto, mi sentivo bene anche davanti a Dio e adesso. E arriva la legge, la legge dichiara, Filippo, tu non puoi essere mai giusto davanti a Dio. Il peccato ha colto l'occasione, dice per mezzo di questo comandamento ha prodotto in me ogni concupiscenza, perché senza la legge, diciamo insieme, senza la legge il peccato è morto. È, il è, la, è la legge che, 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 fa, che dà vita al peccato. E più si guarda all'albero della conoscenza del bene e del male, più il peccato prende vita in noi. E più combattiamo con carnalità, più combattiamo con concupiscenze, più combattiamo con l'orgoglio della vita, e più combattiamo con la concupiscenza dell'occhio, più il combattimento diventa ardo. Il Signore dice guardate me, dice, dice la, il profeta dice guardate me e siate salvati. Alleluia, guarda che è semplice il messaggio del Vangelo. Ma come puoi andare a dire agli altri guarda Cristo e sarai salvato? Fratelli, vi ricordo che Cristo è l'unico salvatore e che al di fuori di lui non c'è altro salvatore. Non c'è altro mediatore tra l'uomo e Dio se non l'uomo Gesù Cristo. Dice ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge. Ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì. Quale fu il primo comandamento dato ad Adamo ed Eva? Non mangiare di quell'albero. Il primo comandamento. Raccomando, non andare a mangiare da quell'albero, non toccare quell'albero, anzi non ti avvicinare a quell'albero. Satana viene e dice, ah veramente Dio ha detto, ma che ci fa? Ma che ci fa? Guarda che bella diapoma, che poi non era una mela, chissà che tipo di frutto era. Eh, sì, ma guarda quella frutta, boh. Lei la vide e dice, wow, guarda che bello quest'albero, bei fogli che ha, wow, è in mezzo al giardino di Dio. Quindi deve essere la volontà di Dio, è la volontà di Dio che si faccia così, come il giovane ricco. Questa è la volontà di Dio: che io non, non dico menzogne, che io non sia un adultero, che io non sia questo, che io non sia quell'altro. Ma il Signore dice: ti manca qualcosa, ti manco io, ti manca l'albero della vita. Sì, ti senti pace, a, a, in pace a motivo della tua della tua uh, uh, conoscenza e della tua disciplina e ci sentiamo fortificati anche nella nostra disciplina che la chiamiamo spirituale. Ma io vi dico che la vera disciplina spirituale è quella di essere arresi a Gesù Cristo. La vera disciplina è quella di non combattere più né contro Lui né contro nessun altro. Non combattere né contro i religiosi non contro altri, vi spiego che cosa voglio dire, non combattere contro i religiosi significa che bisogna accettare esattamente quello che Cristo ha fatto per noi e attraverso la mia vita loro possono rendersi conto che la mia vita appartenente a Gesù Cristo è piena di frutti a motivo della sua presenza in me. Alleluia. Dice, fu un tempo che io vivevo senza la legge, ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita e Dio morì. E trovai che proprio il comandamento, che è in funzione della vita, risultò essere motivo di morte. Vi ricordo che, il, che la legge è buona. La legge è buona, infatti, dice così, il, diciamo il versetto 11: Infatti, il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò. E mediante quello mi uccise. Così la legge è santa. E il comandamento santo, giusto e buono. Ciò che è buono è dunque è diventato morte per me. Così non sia. Anzi, è il peccato che mi è diventato morte, affinché appaia come peccato, causandomi la morte per mezzo di ciò che è buono. Eva, vide che l'albero era buono. Ma non se ne accorse che era motivo di morte per lei. Ogni pesce che ha bocca l'amo, se vede l'amo senza esca, non sa mangiare. Ma Satana è bravo a metterci esca sull'amo e per invitare anche i figlioli di Dio a venire a mangiare. Vieni. Mangia un po' di regole. Vieni. Mangia degli antichi comandamenti. Sai perché Gesù ha detto è compiuto? Ha detto è compiuto perché l'opera salvifica è stata compiuta al 100% e noi siamo salvati al 100%. Come ho detto giovedì sera, l'unica cosa, l'unico motivo o modo per come tu puoi perdere la salvezza è rinnegando Cristo, dicendo a Cristo: io lo so che tu sei il Salvatore, ma io non ti voglio. Tutti coloro che il Padre mi ha messo in mano, io non ne perderò nessuno. Alleluia. In quale mani sei? Sto chiudendo, poi ci ritorneremo giovedì sera. Nelle mani di chi sei? Hai fiducia di, di colui che ti ha in mano? Se sei nelle mani di un sistema di legalismo, se sei nelle mani di un sistema che ti dice quello che bisogna fare, quello non stai mangiando dall'albero della vita, stai mangiando dall'albero della conoscenza del bene e del male. E lì ti senti magari appagato perché stai facendo la tua parte. Il dilemma del cristianesimo è appunto questo. Tu non hai nessuna parte oltre a dire Signore salvami. Non a fare niente. Se, se tu vuoi essere salvato, puoi essere salvato semplicemente dicendo al Signore: salvami, senza di te sono perso. Alziamoci in piedi. Padre meraviglioso, ti ringraziamo per la tua parola. Noi vogliamo dire esattamente come ha detto l'Apostolo Giovanni. Io ho visto, io ho toccato, io ho visto, io ho toccato con le mie mani, io ho contemplato con i miei occhi e ho toccato con le mie mani e ho visto che questo cristianesimo è reale, questa salvezza è reale, questo perdono dei peccati compiuto duemila anni fa è reale. Signore, oggi noi confessiamo i nostri peccati. Sì, Signore, affinché dentro di noi, Signore, ci sia una consapevolezza del perdono ricevuto. Sì, Signore, ma il perdono tu ce l'hai garantito duemila anni fa. Noi ti ringraziamo perché ci hai grandemente favoriti nell'amato tuo figlio. Ti diamo ogni lode e gloria. Per Gesù Cristo il Signore. Signore, sia benedetto il tuo popolo e che il tuo popolo vada con la tua pace. Nel nome di Gesù Cristo il popolo di Dio dice Amen. Amen.